fanno i nostri studenti, è quello di provare a fare scienza con il telescopio. E Mauro, non mi ricordo quando, ma più di 2 anni fa, mi scrisse un email, cioè era un professore, io credo sia una cosa unica al mondo, mi scrisse in un email a me, all'osservatorio di Riccardo, per chiedere collaborazione. Lui aveva visto nel nostro sito che avevamo varie tecnologie, delle capacità per poter fare qualcosa, e lui poi è la persona che ci ha permesso di migliorarci, ci ha insegnato a migliorare la nostra tecnica osservativa fondamentalmente. Ora ci sta un po' coordinando, però è un esempio veramente unico di un professionista che chiede la collaborazione degli appassionati. Ho sempre tentato il contrario, ma qui in Italia non mi è mai successo. È più facile che ci possa chiedere chiedendo un'informazione a un professore americano che ci risponda con gentilezza. Non so come fai, non lo so. Comunque Mauro mi parlerà di quali sono le frontiere dello studio dei pianeti extrasolari, che sono comunque un argomento secondo me affascinante, che dimostra anche il fatto che siete tanti stasera. Grazie. Grazie. Intanto volevo ringraziare Alessandro per tutto l'aiuto che mi ha dato adesso per risolvere prima di tutto in ordine temporale i problemi tecnici, perché sono stati un po' di vari tipi, non mi è capitato una cosa del genere. E secondo, ringrazio per l'organizzazione di questo seminario, che mi ha permesso questa possibilità di mostrare questi un po' di nuovi risultati che sono venuti fuori in ambito di pianeti extrasolari negli ultimi tempi, e anche per tutto quello che ha fatto lui e anche tutti gli altri ragazzi del gruppo di pianeti extrasolari che sono qui presenti. Per esempio, ho un nuovo caso che potrebbe alzare la mano, no, si bisogna, e che hanno fatto un sacco di lavoro, un sacco di osservazioni. E vorrei dire una cosa: uno dei pianeti extrasolari più, diciamo, strani, nel senso più difficili da osservare, si chiama HD 8606. Questo pianeta era stato prima osservato tramite le velocità radiali qualche anno fa, nel 2002 era stato scoperto, e uno degli astronomi americani che ha motivato, diciamo, questo lavoro con in collaborazione tra professionisti e astronomi per il settore dei transiti, Greg Locking, aveva predetto che ci sarebbe stata la possibilità di avere un'eclisse di questo pianeta. Questa eclisse lui l'aveva già osservata tramite un satellite che si chiama Spitzer, forse ne avete sentito parlare, un satellite infrarosso. Ha osservato con questo satellite questa eclisse ed è riuscito a dire che forse l'anno successivo sarebbe stato possibile osservare anche una seconda eclisse di questo oggetto. Perché quello che lui aveva osservato in questo satellite infrarosso era il fatto che il pianeta stava passando dietro alla stella. Quindi nell'infrarosso lui è riuscito a determinare la variazione di luminosità della stella dovuta alla mancanza del pianeta. E ha detto, può essere che fra 6 mesi sia possibile osservare l'effetto contrario, cioè il pianeta che passa davanti alla stella. Questa data era una data un po' particolare, era il 14 febbraio, giorno di San Valentino, e Alessandro quella sera è riuscito a osservare qui con la strumentazione che messa a disposizione dall'Università di Siena, è riuscito a osservare questo transito. È stato una delle 5 persone insieme ai suoi collaboratori, non so chi c'era quella sera, qualche studente e poi gli amici astrofi che collaborano sempre con noi, Claudio, Massimo. Esatto, le solite persone del gruppo che collaborano con Alessandro, e lui e insieme ad altre 4 persone, tutti con strumenti amatoriali, sono stati le uniche persone a osservare questo transito e confermare che c'era questo evento. Un'altra persona in particolare sarà qui domani con noi, è Giorgio Corfini, che è riuscito a fare la stessa tipo di osservazione con un telescopio che è un 114-900. Se avete un'idea di cosa vuol dire come telescopio, è il primo telescopio che tutti quanti si comprano, che costa niente, è il low level entry per fare l'astronomia, e lui con questo stesso tipo di telescopio fa questa stessa osservazione che è riuscito a fare Alessandro. Tra l'altro anche con una camera e tutta una serie di altri apparati elettronici completamente autocostruiti. E quindi io sono molto contento.
perché mi danno la possibilità di fare un certo tipo di scienza che è difficile da fare con i telescopi normali, quelli che sono disponibili all'astronomo, perché per fare queste osservazioni che sono molto limitate nel tempo, a istanti precisi nel tempo, non è possibile pianificare 6 mesi in anticipo. Se io voglio osservare l'anno prossimo, per esempio, voglio osservare da ottobre fino a marzo da ottobre di quest'anno a marzo del prossimo anno su qualsiasi telescopio, devo fare domanda di tempo adesso, entro il 31 marzo. Ma se un evento mi si propone ad agosto, io non posso più cambiare le domande della scienza accettata di osservazione, quindi non ho la possibilità di osservare eventi che hanno delle peculiarità temporali come questi. Quindi la nicchia occupata dall'astrofilo, comunque dalla persona che ha il proprio telescopio di posizione, può fare queste cose, è molto ampia e si possono osservare molti molti tipi di pianeti interessanti. Allora, ok, si può spegnere la luce? Purtroppo qui trova, se ci mette al buio. Forse meglio. Allora, di cosa parlerò in questa presentazione? Allora, ovviamente i pianeti trasformati, questa è una rappresentazione artistica di un pianeta, non sono una natura. Ci saranno alcune cose che per un certo verso saranno difficili. 5% di tendenza, questo è un cartello che è posto in una strada in montagna vicino al Trento. Potrebbero arrivare delle nozioni un po' inusuali, che magari non riuscite a capire, quindi magari alla fine fatevi delle domande per chiedere queste cose, e magari potrebbero anche un po' confondere le idee, perché sono degli argomenti abbastanza nuovi. La scienza dei pianeti extrasolari è una cosa molto molto recente, ha al massimo 20 anni di vita, e solo adesso stiamo cominciando a comprendere come funzionano le cose. Di quello di cui non parlerò sono gli UFO, ovviamente, perché gli UFO, per come dice la parola stessa, sono oggetti volanti non identificati. Però questo non vuol dire che non si parla di alieni, di forme di vita o di altre cose. Quelli sì, potrebbero essere possibili. Qua ho messo una foto, non so se riuscite a riconoscere cosa sono. Questi sono i vermi tutti, tutti i vermi che vengono sulle bocche, sui fumatori neri sul fondo dell'oceano, che sono delle bocche vulcaniche ricche di alimenti, e queste qui sono le forme di vita che si trovano appunto su queste fondo dell'oceano, sono molto strane per come le conosciamo noi. Quindi potremmo parlare di vita aliena, non sicuramente di questi un po' come appena accennato. Allora, cominciamo con questa slide, perché l'idea è parlare di quello che c'è al di là del sistema solare. Però per parlare di questo bisogna fare un attimino un resoconto di quello che c'è nel sistema solare. Questa è l'ultima foto che ha fatto il Voyager, specificamente è stato il Voyager 1, che è riuscito a fare un ritratto completo di tutti i corpi del sistema solare, da Marte e Mercurio. È stata fatta nel 1990, sono insieme di mi pare 70 cose, in cui si vedono indicate qui il Sole, questo puntino, le lettere indicano la Terra, Venere, Giove, Saturno e Nettuno e Urano, scusate. E sono rappresentati in questi piccoli riquadri, sono gli enhancement di queste immagini. Per esempio la Terra, eccola qua, è quel puntino blu lì all'interno di quel cerchio. C'era questa bella striscia, che era una delle strisce dovute alla presenza del Sole lì, perché era molto vicina. È stata ripresa da una distanza di circa 40 unità astronomiche dal Sole, quindi 40 volte la distanza della Terra dal Sole. Quello che si vede da questa distanza sono, per i vari pianeti, almeno con i Voyager, sono solo dei puntini, non si riesce a riconoscere niente altro. Cioè si vedono appena appena i colori, la Terra si vede che è tipicamente blu, Urano e Nettuno lo stesso, Saturno e Giove si vedono appena che sono arancioni, però più di questo non si riesce a vedere. Ma questo ci dà quindi un'idea di cosa abbiamo a che fare nel sistema solare. Abbiamo a che fare con degli oggetti che, nel caso di Giove e Saturno, sono di grossa massa, più o meno. Urano e Saturno, e Urano e Nettuno sono di massa intermedia, sempre di pianeti qualcosa di tipo gassoso, ghiacciati, come si preferisce chiamare adesso, e qualcosa di tipo roccioso, la Terra e Venere. E poi dopo abbiamo una marea di corpi minori, abbiamo, ok, Marte, un altro pianeta roccioso, Mercurio, tutte le lune, meteoriti,
corpi. Ovviamente mancano quelli che ho appena elencato, corpi minuti. E qua sono rappresentati anche in con le dimensioni realistiche. Quello che vedete da questo è che Giove è molto più grande di quello che sono la Terra e gli altri pianeti terrestri, è anche molto più grande di Saturno, molto più piccolo del Sole. Se vedete le proporzioni, se riuscite a farlo ad occhio, si vede che Giove è circa 10 volte la Terra come ordine di grandezza, e a sua volta Giove è 10 volte più piccolo del Sole. Urano e Nettuno invece sono dell'ordine di 4 o 5 volte come dimensioni del raggio terrestre, di dimensioni della Terra. Per la massa passiamo da 300 volte la massa terrestre, che è Giove, 100 masse terrestri fa Saturno, una ventina di masse terrestri ciascuno sono Urano e Nettuno, sono 1, 15, 4, 17, e poi abbiamo la Terra con 1 e Venere 0,09 e gli altri sono 0,1 e 0,0 qualcosa, non ricordo percentuale. Questi sono i parametri, ho preso la tabella da Wikipedia che è una bella pagina completa con tutti i numeretti, non è importante soffermarsi su i numeri di per sé, ma quello che mi interessava era mostrare questa riga qui, sulla composizione atmosferica. Allora, nelle colonne noi abbiamo i vari pianeti e qui qual è il principale costituente dell'atmosfera. Per Venere abbiamo che è CO2, idride carbonica e azoto. Per la Terra abbiamo azoto, ossigeno, Marte, anidride carbonica, azoto, argon, e poi per Giove cominciamo a cambiare completamente. Non abbiamo più la CO2 oppure l'azoto, ma abbiamo l'idrogeno e l'elio. Idem per Saturno, poi dopo andiamo su Urano e Nettuno e cambiamo ancora un'altra volta, ci mettiamo dentro questa volta circa metano e cominciamo a vedere metano e ammoniaca, adesso non è segnato ma è anche presente l'ammoniaca. Questo, il fatto che noi vediamo queste differenti composizioni chimiche nelle atmosfere è dovuto, uno, a motivi che sono legati alla formazione di questi pianeti, cioè al luogo in cui si sono formati e al tipo di materiali che hanno accumulato. Quindi, per esempio, il pianeta esterno come Urano e Nettuno, che sono formati a circa 40 unità astronomiche, 30, 20 unità astronomiche dal Sole, avevano a disposizione una nebula, un gas, che era ricco di vari tipi di materiali, nei quali si potevano formare agevolmente metano e altri composti, l'ammoniaca, e quindi hanno accresciuto all'interno della loro atmosfera questo tipo di materiali. Per contro, Giove e Saturno, che nonostante avessero a disposizione questo stesso tipo di materiali, erano sufficientemente densi, ma densi, belli grossi, in termini di massa, da aver praticamente completamente snaturato, cioè l'accrescimento su questi pianeti ha completamente alterato la composizione chimica, perché sono stati sottoposti, diciamo, a un rimescolamento e anche comunque a un cambiamento di composizione chimica, perché il CH4 è andato distrutto in buona parte anche l'ammoniaca, anche se si vede perché l'ammoniaca su Giove e Saturno è quella che è responsabile del colore marroncino di questi due pianeti, però è sostanzialmente sparita perché i componenti fondamentali sono gli altri due. La Terra, Marte e Venere invece hanno delle atmosfere dominate da altri componenti. Questi da dove vengono? Questi sicuramente non vengono da accrescimento, non sono atmosfere primordiali, specialmente quella della Terra. Quella della Terra come atmosfera primordiale potrebbe ricordare quella di Titano. Titano, non so se vi ricordate, qualche anno fa è stato esplorato dalla sonda Huygens, e quella atmosfera lì è composta sostanzialmente da N2, da azoto e altri idrocarburi. Quella della Terra, il problema è l'ossigeno. L'ossigeno non potrebbe resistere sulla Terra. C'è qualcosa che lo continua a mantenere qui, perché l'ossigeno avrebbe un tempo di fuga dall'atmosfera terrestre di pochissime migliaia di anni, non mi ricordo la cifra esatta, ma è meno di 5.000 anni. Meno di 5.000 anni tutto l'ossigeno, se non ci fosse un continuo rinnovamento, scapperebbe dall'atmosfera, dalla Terra. Quindi non è possibile che questo ossigeno provenga dall'esterno, da una cometa, da qualcosa. Cioè, è arrivato in qualche modo, non indaghiamo l'origine, però si continua a mantenere.
Quello che noi abbiamo, per esempio, per la Terra, abbiamo le indicazioni che con i fossili, con le rocce che vengono dall'Archeano e da quel periodo di, dal Permiano, che la composizione atmosferica era completamente differente. Avevamo sovrabbondanza di metano, quindi avevamo la presenza di un'atmosfera riducente invece che ossidante come quella attuale. Quindi qualcosa è accaduto. Quello che è accaduto sulla Terra, in fattispecie, è stata quella che si chiama l'esplosione del Precambriano. Quindi dei 600 milioni di anni fa le forme di vita si sono cominciate ad evolvere, sono cominciati a, diciamo, a vincere la gara evolutiva i batteri eterotrofi piuttosto che gli autotrofi. Gli autotrofi erano quelli che si basavano direttamente per la generazione di energia sul catturando l'energia solare, quindi tipo le piante, tanto per intenderci, gli animali, le forme di vita tipo le piante. Gli eterotrofi invece erano quelli che vivevano mangiando gli altri tipi di batteri. Quindi c'è stata una specie di guerra, se vogliamo, chimica tra i due tipi di forme di vita, e sono sopravvissuti i figli di questa specie di grande guerra. Comunque, questo è più o meno quello che noi abbiamo nel sistema solare, una grande varietà di composizioni chimiche, una grande varietà di masse, di raggi e anche di tipi di oggetti che possiamo trovare. Tra questi oggetti non sono elencati i satelliti dei pianeti giganti. Per esempio, voi lo sapete, le lune Medice, quelle di Giove, ce ne sono tre che sono completamente ghiacciate, Europa, Callisto e Ganimede, una che è un mondo vulcanico, si chiama Io, ed è fatto in superficie sostanzialmente di zolfo e di ferro. Poi abbiamo altri due satelliti molto strani, che sono Titano e Tritone. Titano è completamente pieno di idrocarburi, un mondo con dei laghi e dei fiumi di idrocarburi, di metano e analoghi. E Tritone invece è un corpo molto strano che nel corso della sua vita è completamente ghiacciato, è il corpo più freddo del sistema solare, però nel corso della sua vita è stato molto più caldo della Terra e per quasi 2 miliardi di anni ha avuto una temperatura tale per aver sviluppato l'acqua liquida in superficie. Questo perché è arrivato da un'orbita molto lontana da Nettuno, Nettuno l'ha catturato, lo ha talmente riscaldato da averlo fuso completamente e aver creato degli enormi oceani e per un tempo sufficientemente lungo perché si potesse essere formata anche la vita su questo mondo. Allora, un breve riassunto di come sono fatti anche dentro. Quelli terrestri sono fatti sostanzialmente da un grosso core centrale fatto di ferro e zolfo, che sono i materiali più pesanti che si sedimentano verso l'interno, e poi dopo una crosta. C'è una grossa differenza tra Venere e la Terra. Questo è dovuto a come si è formata la Terra sostanzialmente, perché la Terra ha avuto, nella formazione, cioè il pianeta che noi conosciamo adesso, ha avuto un ruolo di impatto con la protoluna. Quindi la prototerra che è portata dalla protoluna ha determinato la struttura interna. Quindi non si può guardare la Terra, per esempio, come un pianeta primordiale. La stessa cosa non si può dire per Venere, perché anche Venere ha delle caratteristiche strane, per esempio la rotazione che è retrograda, e questo implica che sia stato colpito da un altro oggetto che l'abbia messo in questo stato orbitale, per cui non sono corpi più o meno primordiali. Marte, viceversa, e Mercurio assomigliano molto di più dei corpi primordiali e quindi ci danno l'idea di quello che noi possiamo andare a osservare nei vari stadi evolutivi della formazione del sistema solare. Gli asteroidi, per contro, non mostrano nessuna struttura all'interno, non hanno una crosta, un mantello, un nucleo, sostanzialmente, a meno che Vesta e Cerere non abbiano un piccolo nucleo, ma si pensa che non ne siano completamente privi. Tutti gli altri sono. Se invece andiamo sui pianeti giganti, quello che vediamo è che non abbiamo una struttura analoga, perché abbiamo sì un analogo, se vogliamo, in termini di colori, di struttura, ma non di funzioni, perché l'atmosfera non c'è un continuo tra atmosfera e superficie, non esiste una superficie in questi pianeti giganti, perché è un continuo tra il gas atmosferico e
una regione un po' più profonda dell'atmosfera in cui tutta la massa superiore è talmente grande che la pressione fa diventare liquido tutto il materiale che c'è sottostante. Giove nel caso particolare in cui, arrivati a una certa profondità del pianeta, si incontra un nucleo di idrogeno metallico, una cosa che noi sulla Terra non riusciamo a incontrare con nessuna lettura, perché non abbiamo niente che riesca a simulare una cosa del genere. Però tutto quello che si osserva e che si sa di Giove è spiegabile soltanto se all'interno esiste un nucleo di idrogeno metallico. Idrogeno è il materiale più leggero, anche uno dei più comprimibili, e c'è una pressione tale per cui si riesce a formare questo idrogeno metallico. Al centro dovrebbe esistere un core, quindi un core formato da materiali che sono analoghi a quelli che formano i pianeti terrestri, quindi ferro, zolfo, nichel e analoghi, che è quello che ha favorito la sedimentazione di elio e idrogeno, che è il core che ha accumulato tutto questo gas, lo ha raccolto lungo la strada, lungo la sua orbita, l'ha accumulato fino a far diventare questi oggetti così, così grossi. Urano e Nettuno, viceversa, sono composti sostanzialmente da un centro di idrogeno, però l'atmosfera esterna, quella che potremmo chiamare atmosfera, è composta sostanzialmente da ammoniaca e metano. Questo è il sistema solare, la parte interna. Questa è la rappresentazione però di quello che c'è un po' più in là. Allora, qua sono il sistema solare, è rappresentato in scala tra noi e Alfa Centauri. Ovviamente i pianeti non sono allineati, sono una rappresentazione pittorica di quello che c'è. Noi abbiamo tutti i pianeti legati qui fino a Plutone. A me non fa grossa differenza dire che Plutone è un pianeta, non è un pianeta. È un corpo del sistema solare, orbita intorno a una stella, per cui per me è un pianeta. Che esista una definizione Yahoo che dica che non è un pianeta, sinceramente non mi cambia niente. Quindi per me rimane un pianeta. Allora, oltre a una certa distanza, che è circa 100 unità astronomiche, finisce quello che è il vento solare. Cioè il vento solare che va a impattare con il mezzo interstellare termina la sua espansione a circa 100 unità astronomiche. In questa regione si estende quella che noi chiamiamo la Kuiper Belt, che è la regione di asteroidi esterni, chiamiamoli così, che sono corpi ghiacciati tipo Sedna, Eris, altre cose che avrete sicuramente sentito nominare, oggetti che stanno tra 100 e 1000, 10.000 unità astronomiche. Oltre a questa ci dovrebbe essere, nessuno ancora vista, si suppone, la nuvola di Oort, quindi il serbatoio di comete a lungo periodo, gli oggetti che arrivano verso l'interno, come la cometa Yabutake che nessuno conosceva, che era su un'orbita parabolica, no, iperbolica, e arrivava dalla nebulosa di Oort, che però ovviamente non c'è, essendo composta sostanzialmente di comete, questa nuvola per noi non è visibile, possiamo solo inferire la sua presenza sulla base di queste comete a lungo periodo e su orbita iperbolica. Andando più in là, andando a circa 100.000 unità astronomiche, cominciamo ad incontrare quella che si chiama la G-Cloud. La G-Cloud è una, la nebulosa G, la nuvola G, è una delle piccole nubi di piccolissima dimensione dell'ordine di 1 o 2 parsec, che compongono il mezzo interstellare. Questa nebulosa è frapposta tra noi e Alfa Centauri, più correttamente sempre tra noi e Altair, che è una delle altre stelle vicine a noi, e poi quando arriviamo a circa 250.000 unità astronomiche incontriamo Alfa Centauri. Benissimo, questo è il panorama, quindi qui vi ho descritto un minore numero di pianeti, un grande numero di corpi di piccola massa, però tutti questi corpi per ora appartengono al sistema solare, nessun altro è al di fuori del sistema solare, su Alfa Centauri non conosciamo nulla. Allora, la successiva, se noi andiamo un po' più lontano, ci potessimo eventualmente
al di fuori del sistema solare, quello che della nostra galassia, salto tra virgolette i passi intermedi di descrivervi com'è fatta la nostra galassia, perché sarebbe un po' troppo lungo. Se noi ci mettessimo sul polo nord della nostra galassia, quello che vedremo è una struttura spirale tipo questa è M101, e si suppone che la nostra galassia sia simile a questa, un oggetto con quattro braccia spirale, con una barra all'interno, il Sole dovrebbe essere posizionato rispetto al centro della galassia, che è questo, in questa immagine dovrebbe essere circa qui, più o meno in quella posizione. E come vedete, la struttura di questa galassia, che può essere presa come esempio, non come deve essere fatta la nostra, ma come potrebbe essere fatta la nostra, vedete, ci sono un sacco di nebulose oscure, di nebulose che hanno un colorito azzurro, altre che hanno un colorito rosso. Ognuna di queste ha un significato. Quelle, per esempio, di colorito blu sono le regioni di formazione stellare molto giovani, quindi stelle O sostanzialmente. Quelle rosse sono delle nebulose ad emissione, in H-alfa. E invece quelle più scure di queste sono polvere, quindi zone molto opache in cui la luce non passa e in cui sostanzialmente sta avendo adesso la formazione stellare, in queste regioni qui, tipo questa. Quindi quello che noi vediamo all'interno di una galassia è una sequenza di oggetti di vario tipo. Noi, per quando parliamo di pianeti extrasolari, noi dobbiamo parlare di quello che sta intorno a noi, quindi bisogna conoscere un attimino quello che ci sta nel nostro intorno, nei nostri paraggi. Nei nostri paraggi, mi confondo sempre, ecco, questa è un'altra visione della nostra galassia. Come con una. Io ce la faccio. Allora, questa è la nostra galassia. Allora, questa è la galassia, è una somma di varie immagini fatte da Alex Mellinger. E questo è il centro galattico. E allora, qui abbiamo l'Aquila, Cigno è in questa posizione qua. Qua andiamo verso Toro, Perseo, Orione. Toro, Perseo. Qua abbiamo Orione, Monoceros, e poi qua andiamo sull'emisfero sud, Vela, questa è Carina, e poi torniamo verso il centro galattico. Grande piccola nebulosa di Magellano. Allora, come vedete, da qui, noi dalla posizione in cui eravamo prima, ok, da questa posizione qui noi possiamo soltanto guardare verso l'interno e verso l'esterno. Quindi l'immagine, questa immagine qui è come se noi fossimo, non come, noi siamo all'interno del disco di quella galassia, questa galassia, e guardiamo tutto intorno. Quindi verso il centro della galassia vediamo questa zona, e verso l'esterno, verso l'anticentro, vediamo molto di meno, abbiamo meno braccia spirale. Allora, per noi, se ci fate un attimo di attenzione, in questa immagine non cambierà un granché se noi andiamo a osservare verso il centro della galassia o verso l'anticentro della galassia. Perché? Perché è un orizzonte di visibilità. Cioè noi non possiamo vedere tanto oltre. Se noi siamo immersi in questo disco, non possiamo vedere le cose che mi stanno qua. Questo è ovvio, perché in mezzo sono tutte queste cose qui che mi impediscono la vista di quell'altro, ma anche solo prospetticamente, se fossero opache, non potremmo vedere. Per di più abbiamo il problema dell'assorbimento, e qui lo vedete benissimo. Questa è quella che è conosciuta come la Serpent's Cloud, la nebulosa del serpente, che oscura tutta una parte dell'emisfero nord, in cui non si vede assolutamente nulla, nulla di stelle per grado quadrato, è piccolissimo, quindi sono degli effetti di selezione e di assorbimento che ci impediscono di vedere troppo lontano. Il nostro orizzonte di visibilità è circa 100 parsec. Quindi nella figura precedente, eccola qua, è una piccola regione di spazio intorno a questa parte qui. Quindi tra due braccia spirale, in pratica. Noi riusciamo a vedere il nostro, tra virgolette, la nostra galassia locale, e quindi i nostri pianeti sono in questa regione. Di questi pianeti extrasolari,
quanti se ne conoscono? Beh, quando ho iniziato io a occuparmi di questo argomento, quindi nei 97, se ne conoscevano 8 di pianeti, quindi era veramente un numero esiguo, si conosceva per nome e poi non c'erano problemi a più le caratteristiche di ognuno di questi. Mi sono laureato nel 2001 e nel 2001, se non mi ricordo male, erano già 47 o 51 uno di questi numeri era. E già avevo qualche problema a ricordarmi le caratteristiche di ognuno. Avevo un bel libro stampato con tutte le varie caratteristiche, però facevo fatica a ricordarle. Adesso siamo arrivati a un numero che per me è impossibile ricordare. Ci sono un totale di 429 sistemi planetari conosciuti. Cioè, di 429 pianeti, un totale di 339 sistemi planetari. Le stelle non sono nominalmente conosciute con i nomi di catalogo, HD, HR, alfa, qualcosa. È difficile ricordarsene, specialmente quando si cominciano ad essere così tante. E se guardiamo questa snapshot di questa pagina web, che è l'enciclopedia dei pianeti extrasolari mantenuta da John Snyder, ci mostra effettivamente quanti ce ne sono, cioè, e divisi per i metodi di detection che sono stati utilizzati fino adesso. Trovati con il metodo della velocità radiale, qui entro a qualche istante, ce ne sono 339. Scusate, 399. No, 339 sistemi planetari, 399 pianeti. Scoperti con i metodi di transiti ce ne sono 69, e questo, il primo che è stato scoperto con un transito è stato nel 2001, il secondo è arrivato soltanto nel 2004. Dal 2004 sono stati altri 2 anni per avere il terzo, siamo arrivati nel 2006. Dal 2006 in poi c'è stata l'esplosione, adesso siamo a 70 pianeti stazionari noti per il transito. Questi si conosce anche a maggio, quindi possiamo dire anche qualcosa su come sono fatti loro. 10 vengono dal micro lensing, 11 sono stati scoperti per immagini dirette, cioè osservazione diretta, quindi si è proprio visto il pianeta, e 9 sono stati visti con quella che era il metodo del timing, quindi misurando le variazioni tipo della posizione o della prima curva di luce, sono stati misurati riferiti alla presenza di pianeta. E questo invece è come è cresciuto il rate di scoperta dei pianeti. Siamo partiti dal primo, che è Gamma Cephei, nel 1989. Non è 51 Pegasi come continuano a esistere gli svizzeri, per cui vogliono assolutamente il premio Nobel in fisica perché hanno scoperto 51 Pegasi nel 95. Non è vero, è un falso storico, perché nel 1989 delle altre persone, dei canadesi nella fattispecie e dei francesi, avevano scoperto Gamma Cephei. Avevano detto che era un pianeta, però nessuno gli ha creduto, hanno avuto molti detrattori, alla fine sono stati costretti perfino a ritirare la loro scoperta. Alla fine si fece 10 anni più tardi, nel 1999, quello stesso pianeta è stato riosservato anche dagli svizzeri e hanno detto: ma sì, abbiamo scoperto, abbiamo effettivamente confermato che quello era un pianeta, prendendo soprattutto in merito che aveva scoperto il secondo Pegasi nel 95. Grosso merito che va riconosciuto agli svizzeri di Maiore e Però è stato che loro sono stati più convinti della cosa. Nel 95 hanno avuto la forza di dire: noi siamo sicuri di quello che abbiamo fatto, noi ritiriamo la nostra scoperta. Questo è quello che effettivamente hanno fatto, di diverso dal gruppo franco-canadese dell'89. Però non erano i primi ad averlo fatto. E come vedete, da come vi dicevo, dal 2006, da quando c'è il primo buster di pianeti in transito, nel 2007 il numero praticamente è raddoppiato, poi si è attestato a più o meno allo stesso livello nei 2 anni successivi e poi è balzato l'anno scorso a 84, quindi è ancora incrementato. Adesso, solo dall'inizio dell'anno, ne sono stati annunciati 14. Molti di questi numeri qui comunque sono dovuti anche in variazioni, sono dovute al fatto che c'è bisogno di fare le presentazioni di questi oggetti in date particolari perché c'è una conferenza, c'è un articolo su come mettere cose varie, quindi non è che sono indicativi del momento esatto in cui lo fai, però hanno un'idea di come va la tendenza nel futuro, di come andrà la tendenza nel futuro. Allora, dove li abbiamo? Ritorniamo al punto di dove li abbiamo. Questo è il numero di pianeti in funzione della distanza. E se guardate qua un attimo, vi vedete che la maggior parte di questi pianeti sono tutti entro 60 parsec dal Sole.
quindi è una distanza veramente piccola. La maggior parte di queste stelle sono tutte stelle di tipo K o G che ospitano questi pianeti, quindi stelle di sequenza principale che ospitano pianeti piccoli, e poi dopo c'è una lunga coda con una distanza più grande, tipo al troncato di 100 parsec, e questa è una rappresentazione sul piano della galassia di quello che è il nostro ambiente locale. Noi siamo al centro di questo diagramma, quel puntino lì. Sono rappresentati, questo contorno è la local cloud, quindi la nebulosa vuota che ci circonda tutto il sistema solare. Noi siamo immersi, non il sistema solare, ma un ambiente di circa 100 parsec di anno, in cui siamo immersi e fortunatamente privo di gas che ci impedisce la visione in altre regioni. I puntini neri invece sono nebule di grandi dimensioni e molto opache che sono conosciute nel radio. E come vedete, questa scala qui è in parsec, qui sono 500 parsec. In certe regioni verso il centro galattico c'è una grossa strisciata, che è proprio quella che nominavo prima la nebulosa del serpente, che ci impedisce la vista di tutta la grande regione di cielo. Proprio perché è molto vicina a noi, ci impedisce la visione di questa grande fetta di cielo. Poi abbiamo che corrispondentemente sui bordi di un anello di questa che si chiama Gold Belt, che è il resto di un'esplosione di supernova, si vanno a piazzare proprio queste nebulose. Quindi le nebulose sono correlate con i resti di supernova. E poi più lontani ci sono i due bracci a spirale, eccoli qua, il Perseo e il Sagittario. Il Sagittario sulla Carina verso il centro e il Perseo verso l'anticentro. Dove stanno, dicevamo, le stelle? Ho fatto questo diagramma in massa, quindi numero di pianeti per tipo di stella. Per massa della stella, perché è un po' più semplice di parlare di tipi spettrali. I tipi spettrali ve li mostro in questo grafico qui. I tipi spettrali non sono molto usati, era una condizione che si usava nell'Ottocento per facilitare la divisione del tipo di stelle che si stava osservando, che poi è rimasta in uso fino alla seconda guerra mondiale. Poi dopo si è capito che i parametri che realmente determinano la fisica di una stella non sono tipi spettrali, non sono la temperatura, la composizione chimica e tante altre cose. Quindi noi usualmente non utilizziamo i tipi spettrali, se non solo per brevità di notazione. Una massa solare sono le stelle come il Sole, circa. E quindi voi vedete qui che la maggior parte dei pianeti sono tutti concentrati tra un po' meno la massa del Sole e un po' più la massa del Sole. Stelle molto più piccole del Sole hanno pochi pianeti e lo stesso dall'altra parte. Però questo non è reale, ovvero non è che in questo intervallo di massa stellare non ci sono pianeti, è che non li abbiamo ancora scoperti. Non lo sappiamo perché è difficile trovarli su questa parte qua e anche da questa parte qua, dalla parte delle grandi masse. Perché? Partiamo dalle grandi masse. Questo è il diagramma HR. Non so se lo conoscete, ve lo introduco un attimino. Qua si mette il tipo spettrale, che corrisponde alla temperatura, quindi sia più facile per voi leggerlo come OB, AF, G, KM, e qui ci si mette la luminosità della stella o la magnitudine assoluta. Noi partiamo dalle stelle blu, poi scendiamo, andiamo verso le stelle bianche, quelle gialle, le arancioni e le rosse, lungo la sequenza principale. Quindi queste sono le stelle nane. Poi abbiamo le giganti, le arancioni, le stelle K, e poi le supergiganti, le stelle M. Le stelle molto grandi, tipo Spica, Rigel, Neneth, hanno masse dell'ordine di 10, 20, 30 masse solari. Emettono tanta di quell'energia che non è possibile che si formi nessun disco protoplanetario intorno a loro. Impediscono la formazione di altri oggetti su 20 parsec, in alcuni casi. La sfera di Stromberg, che è la zona in cui viene ionizzata tutta la materia, per una stella di 10 masse solari è circa 19 parsec. È un'enormità. Quindi, ad alte masse, è praticamente impossibile che si formino pianeti. Praticamente, nessuno lo sa ancora, non l'abbiamo ancora investigato. Ma anche perché le stelle di alta massa sono talmente peculiari, talmente difficili da di loro, che sono instabili, hanno un vento, hanno un sacco di cose che non ci permettono di misurarle per bene per cercare dei transiti. Poi hanno dei raggi dell'ordine 100 volte il raggio del Sole, un transito o una misura di velocità radiale sarebbero praticamente impossibili. Scendendo,
Ovviamente queste peculiarità diminuiscono scendendo di massa, andando verso le stelle tipo A, andiamo verso una temperatura un po' più ragionevole, andiamo su 10.000 gradi. A 10.000 gradi queste stelle hanno uno spettro che è praticamente senza linee, perché quello che si vede è solo l'idrogeno, si vedono le righe dell'idrogeno. Noi per fare sostanzialmente le misure che sono le più importanti sono quelle di velocità radiale, cioè bisogna fare uno spettro della stella. Quando ci sono solo tre righe, quattro righe, cinque righe, non si può dire niente perché non c'è un riferimento buono, non c'è un grande campionamento della lunghezza d'onda e quindi non si riesce a fare uno spettro in questa parte qua. Cioè uno spettro buono per fare delle velocità radiali accurate. Dove bisogna andare? Bisogna scendere a 5.000 gradi. Quindi le stelle tipo solare che cominciano ad avere un sacco di metalli nel loro spettro, un sacco di righe, e noi possiamo usare tutte queste righe per misurare gli spostamenti della velocità della stella. Se viceversa scendiamo troppo, abbiamo un problema inverso, abbiamo talmente tante righe che non abbiamo più il continuo dello spettro della stella e quindi perdiamo completamente la possibilità di fare la misura delle velocità radiali. Adesso, negli ultimi anni, si sta sviluppando dei nuovi strumenti, dei nuovi concetti, dei modi di lavorare per cercare di fare misure precise di velocità radiale anche in questa parte qua, nel diagramma PR, e anche in questa. In questa parte qui, quindi la bassa sequenza principale dell'ANM, è più facile e si sta già ottenendo dei risultati, soprattutto nell'infrarosso. Per questa parte qui siamo ancora lontani da avere una soluzione tecnologica che ci permetta di farlo. Per i giganti, alcuni giganti sono stati scoperti dei pianeti di lunghissimo periodo. Quindi di pianeti di grande massa, tipo Giove, o anche più grandi di Giove, sono stati scoperti a 5 anni, 7 anni, 3 anni di periodo intorno a stelle giganti. Allora, i metodi di detection, ho faticato parecchio anche per trovare questa parte, è sparito il file da internet, non si capisce perché, era un sito era su, fatto da una persona che lavorava lei già, non esiste più. Aggiornato Asia del 2005. Sì, 2005, questo 2007, già. Allora, questo era un diagramma molto complicato, ma serviva solo una cosa, è stato fatto come un lavoro teorico per dire quali sono tutti i metodi possibili che possiamo utilizzare per rilevare i pianeti stazionari. Questa persona ha detto, guardate, cioè sono, mi vengono in mente tutti questi tipi, quelli che hanno effetti dinamici, microlenti, analisi del segnale fotometrico e altre cose. E sviluppava, diciamo, ognuno di questi rami fino a qual era la massa in cui si poteva rilevare la fine. E nel 2007 erano segnati il numero di pianeti qui, per esempio qui con gli effetti dinamici, la misura delle velocità radiali erano circa 240 pianeti. Quando è stato sviluppato questo diagramma è stato sviluppato nel 2000 e all'epoca sembrava una cosa talmente lontana dal futuro di avere un diagramma del genere che ti descrive tutti i tipi di tecniche, perché quei pochi pianeti che si conoscevano solo dalle velocità radiali e dal timing, perché sono quelli delle fusa, c'erano qui tre delle fusa, dove sono comunque da qualche parte, sono qui, sì, quelle parte fusa. Ce n'erano solo due tipi. Adesso questo diagramma comincia a essere riempito da tutte le parti. Quindi anche per noi stessi che lavoriamo nel campo comincia a diventare talmente vasto l'argomento che non si riesce neanche più a stare dietro alle varie differenti strumenti che vengono sviluppati. L'altro giorno un collega mi parlava di un nuovo strumento che viene sviluppato per fare polarimetria di pianeti stazionari. Io sono caduto dalle nuvole perché non sapevo assolutamente nulla di questo argomento scientifico nuovo, che era anche molto interessante, però c'è una tale vastità di argomenti che sta diventando una scienza quasi a sé stante, perché ormai è talmente conosciuta che non se ne può più, cioè tutti ci lavorano sopra, è troppo eccitante al momento, si può pensare di dire andiamo a cercare gli ET, andiamo a cercare altri tipi di forme di vita, altre cose, ma quindi anche i cosmologi, tra virgolette, quelli che c'erano per cosmologia, cominciano a fare articoli sull'argomento dei pianeti extrasolari perché stimola la curiosità più di quello che può essere, per esempio, il Big Bang, perché la ricerca di altre forme di pianeti fino a 20 anni fa era già abbastanza in realtà. Quello è definito copernicano, perché ovviamente si pensava che il sistema solare era l'unico esempio di tutta la galassia, anzi, peggio, di tutto l'universo. E invece adesso ne conosciamo.
conosciamo più di 400 e qualcuno è anche veramente a portata nostra. Il più vicino è a 5 passi di distanza, che non è ragionevole, sono circa 15 luce. Per andarci non è troppo lontano, manca il colore, però ci si potrebbe andare in futuro. Allora, facciamo una carrellata di quello che sono le scoperte. Questa è una delle stelle più famose. Nel 1984 è stata fatta questa immagine qui, praticamente fatta con Cristina alle Hawaii, vedete 6, e si era scoperto il disco di detriti attorno a Beta Pictoris, una stella dell'emisfero australe molto brillante, che si conosceva perché il satellite IRIS aveva visto un eccesso di luminosità infrarossa e quindi ci hanno puntato sopra l'altro telescopio per vedere che cosa c'era. Hanno occultato la stella e hanno visto che c'era un disco attorno. E questa è stata la prima prova in assoluto che esisteva qualcosa. Quindi qualcosa di analogo al sistema solare anche su altre stelle. L'anno scorso, 2009, ero proprio a una conferenza in cui stavamo parlando dello sviluppo di una nuova missione spaziale, e dovevamo iniziare la conferenza e qualcuno è arrivato, avete sentito la novità? Era arrivata la press release, noi eravamo alla sede dell'ESA, l'ESA non ti fanno collegare i portatili perché è una cosa militare, quindi qui parlando di militare non ci puoi attaccare a dispositivi che non siano supervisionati da loro. E qualcuno aveva ricevuto una telefonata e aveva detto state attenti che è arrivata questa nuova bomba, notizia bomba, non pianeta intorno a Beta Pictoris. Hanno fatto quella che si chiama pornografia ad alta risoluzione e praticamente sono riusciti a occultare la stella che praticamente è qui. Questa cosa che voi vedete, queste ondine, è l'effetto dell'occultazione della stella, della maschera occultatrice, ed è saltato fuori il pianeta. Perché ne sono venuti fuori altri anche un po' prima. Per esempio nel 2005 questo è stato il primo che è saltato fuori, questo si chiama 2M1207B. Questa è la stella madre e il pianeta. La distanza è 778 mili arco secondi, meno di un arco secondo. Una distanza angolare piccolissima. Questa è stata fatta dall'ESO con uno strumento che si chiama NARCO. Praticamente questa stella sembra blu, è blu in contrasto a questa, ma questa è una rara bruna, sembra blu perché è molto più blu di questa, quindi questa è estremamente rossa, estremamente fredda. Questa hanno calcolato, questo pianeta, hanno calcolato che abbia una temperatura dell'ordine di 100 Kelvin. Quindi è dell'ordine della temperatura che si può trovare su Giove. Quindi non sanno ancora bene che tipo di oggetto sia, perché è troppo debole per farci sopra uno spettro, però è già stato osservato ed è uno degli oggetti più vicini a noi in questo momento. Questo mi pare sia 4 parsec, quindi siamo veramente a portata. Altri oggetti sono come quelli di 87-90 HR 87-99, in cui con una tecnica analoga, non proprio la stessa cosa della coronografia, hanno eliminato il contributo della stella e hanno visto 1, 2 e 3 pianeti. E a distanze veramente grandi, 38 unità astronomiche, 68 unità astronomiche e 24 unità astronomiche. E dalla magnitudine che avevano, hanno riferito una massa, sono passati dalla luminosità, hanno detto dovrebbero avere una certa massa. E hanno, sono veramente dei corpi grossi, 7 masse di Giove, 10 masse di Giove, un altro 10 masse di Giove. Prima di tutto la domanda è stata, ma come si formano questi oggetti? Com'è possibile che a 68 unità astronomiche ci sia così tanto materiale per riuscire a formare un corpo di 7 masse di Giove? Noi stiamo solare non conosciamo niente del genere. Cosa è successo? Non lo sappiamo ancora, perché ovviamente è appena stato scoperto, nel 2009, questo sistema. Quindi sono nate ulteriori questioni che vanno anche a indagare la fisica di come si formano questi sistemi planetari, perché fino a un certo momento noi pensavamo che si formano tutti in un certo modo, cercando di riprodurre il sistema solare. No, qui andiamo oltre quello che è il sistema solare. Queste hanno caratteristiche che sono completamente differenti dal sistema solare. Quindi
Cos'è che ha portato il nostro sistema solare a essere così peculiare rispetto agli altri? Perché tutti gli altri che conosciamo sono tutti differenti. Quindi, noi abbiamo avuto della fortuna, non abbiamo avuto della fortuna essere nati in un ambiente del genere, non si sa. Però qualcosa è successo che ci ha un po' preservati. Questo è un altro caso, Fomalhaut, la stella alfa dei pesci australis. E questa è l'immagine di HST in cui hanno occultato la stella, e queste sono tutte le, diciamo, luce riflessa da parte dello strumento. Quindi tutte queste strisciature che voi vedete non sono realtà, non sono vere. Quello che è vero è questo anello qui intorno. La stella anche lei è dotata di un disco di detriti, di polvere, quindi. E in mezzo a tutto questo rumore, cioè, vedete, è una cosa impossibile, sono riusciti a determinare che quel puntino lì è un pianeta. Perché? Perché hanno preso immagini a vari anni di distanza e hanno visto se c'era qualcuno di questi puntini che si spostava in modo coerente seguendo una specie di orbita. Quindi hanno analizzato ognuno di questi singoli puntini che si muovevano da un'immagine all'altra, adesso non ricordo quante immagini abbiamo utilizzato, sono almeno una decina, per determinare se si spostava lungo qualcosa che si muoveva in orbita. E loro, eccolo qui, che l'hanno mostrato in questa piccola parte di immagine. Quest'altra invece era una stellina di background, di sfondo, che quindi non si muoveva e non si muoveva. E questo è un corpo peculiare, veramente piccolo di massa, cioè potrebbe essere compatibile una piccola massa fino a 3 masse di Giove, ma 100 unità astronomiche, quindi quello che noi abbiamo come oggetti come Sedna, come si è arrivato lì, nessuno lo sa. Andiamo alle velocità radiali. Velocità radiali non entro in forme, ma questa figura è molto esplicativa, è stata disegnata la prima volta da Georg Marsi, adesso è stata un po' migliorata dai grafici del mezzo. Praticamente noi abbiamo, cosa vuol dire fare le misure di velocità radiale? Vuol dire avere una stella che è accompagnata da un pianeta. Qui sono rappresentate due stelle, ma è la stessa stella in distanti in tempo differenti. Noi vediamo che quando la stella gira, la stella compie un'orbita intorno al baricentro del sistema, che fa con il pianeta che è orbita attorno. Quindi la stella non è al centro del proprio sistema, ma fa una piccola orbita a causa della presenza del pianeta. Quindi qui è mostrata la stella in queste due posizioni opposte, una che si avvicina e una che si allontana da noi. Quando la stella si avvicina a noi, la sua luce ci tenderà a essere più blu, quando si allontana più rossa. È lo stesso effetto che hanno le sirene delle ambulanze quando si avvicinano e si allontanano. Avvicinamento, noi sentiamo un fischio più acuto, quando si allontanano abbiamo una frequenza più bassa. E questa è la stessa cosa, solo che si vede nell'ottico, nello spettro di una stella possiamo misurare questo tipo di cose. Questo è il metodo che ha fornito la maggior parte dei pianeti extrasolari, conosciuti fino adesso, e questi dimostrano un paio di casi che sono quelli che sono i più eclatanti. Questo è Coro 7, un pianeta su cui ho lavorato anch'io, uno dei più piccoli finora che sia ancora stato scoperto, ed è stato scoperto prima per il transito, qui arriveremo più tardi sui transiti, dal satellite francese Coro, ha una massa di 5 masse terrestri, quindi siamo ben lontani da quel grafico che avevo mostrato prima, 10 masse giordiane, cose del genere, siamo 5 volte la massa della Terra, e un raggio di 2 volte il raggio terrestre. Quello che ha, ancora più peculiare, è che ha un periodo di 0,85 giorni, quindi in meno di 20 ore, circa 20 ore, compie un'orbita intorno alla sua stella, un'orbita completa. Quindi ha una distanza piccolissima, striscia quasi sulla superficie della stella, e se è fatto di materiale solido dovrebbe avere una temperatura dell'ordine di 1700 gradi, quindi non c'è niente di solido, è fuso anche se è un materiale di ferro, è tutto sciolto. Ma quello che si vede in questa figura sono la variazione della velocità radiale della stella. Qua abbiamo ottenuto una svalangata di punti proprio perché era difficilissimo, era il primo che veniva scoperto così. E sono stati ottenuti qualcosa più di 100 punti durante l'orbita, in un run che è durato qualcosa come 15 giorni, sono stati continui su questa stella.
e l'ampiezza della variazione è piccolissima, perché non vi mostro le altre, perché sarebbe, questo scomparirebbe in quella scala lì. Un pianeta come Giove fa qualcosa come 300 su questa scala, cioè non lo vedremo neanche questa variazione. Qua siamo una variazione dell'ordine di 8 metri per secondo, quindi questo pianeta varia la velocità della stella di 8 metri per secondo. Uno alla Giove lo fa di 300 nella stessa posizione. Se fosse una stella farebbe di qualche chilometro, 10-20 chilometri. Qua stiamo parlando di qualcosa che comincia a essere compatibile con quelli che sono i livelli di turbolenza sulla stella. La variabilità della stella ha un noise, un rumore dell'ordine di 2-3 metri per secondo. Qui siamo veramente vicini al limite. Stiamo andando al limite della fisica delle stelle. Ma ancora più inquietante è questo. Questo è bellissimo, perché ha una variazione ancora più piccola, di 1,9 metri per secondo. Qua sono proprio al limite. Questo è stato annunciato pochissimi giorni fa, neanche un mese fa, dal gruppo di massi, di americani, in cui hanno un altro pianeta che ha più praticamente la stessa massa, 4 masse terrestri. Quindi ormai siamo arrivati ad avere dei pianeti che hanno delle masse che sono anche compatibili con quelle dei pianeti terrestri. Siamo veramente al limite per cominciare a dire, non lo so, fra un anno o due anni scopriamo il primo pianeta veramente fatto come la Terra. Però ricordiamoci che però lo possiamo scoprire a queste distanze, 4 giorni. 3 giorni di periodo, non ancora 300 o 400 giorni di periodo simili a come potrebbe essere la Terra. Andando sui transiti, e qua ritorniamo a quello che fa Alessandro qui nel Dipartimento di Fisica, il transito è sostanzialmente quello che descrivevo all'inizio, il fatto che il pianeta passa sul disco della propria stella. Passando sul disco della propria stella, come fanno Mercurio e Venere ogni tot di anni, sul Sole, noi quello che vediamo è che se misuriamo la stella, e misuriamo la sua luminosità, a un certo punto vedremo che quando il pianeta non è ancora davanti al disco della stella, la luminosità totale della stella rimane invariata, ma quando il pianeta ci passa davanti, questa luminosità pian pianino diminuisce e poi, quando il pianeta va verso l'uscita, riaumenta. Questo è un classico esempio, uno dei pianeti che conosciamo meglio, che è stato più studiato, che è HD 189733, in cui Alessandro, il 7 luglio di quest'anno, dell'anno scorso, del 2009, ha osservato, credo con degli studenti di università, ha osservato appunto questo transito, e questo è il tipo di osservazione che si riescono a fare, per esempio, da Terra. Allora, non era una notte perfetta, perché lo si riconosce, almeno io lo riesco a riconoscere, il tipo di scatto, di rumore che c'è intrinseco nei dati, però dimostra che questo tipo di osservazioni sono assolutamente alla portata di chiunque, chiunque abbia la volontà di volerlo fare con un po' di metodo e un po' di passione, perché il risultato è molto... Questo l'avevo fatto con 10 cm, era una prova, un test dove dovevi fare un teleobiettivo con 10 cm. Con 10 cm. Usando una pressionatura, tutte le tecniche che ci insegnavano, però solo si provava un riflettore, quello che era un campo più grande. Perfetto, comunque questa è stata un ottimo risultato. E ovviamente questo va nel verso del fatto che basta avere l'intenzione, la voglia, e si possono ottenere i risultati. E questo è, mostro soltanto così, è una curva di luce preliminare, una di quelle che stiamo ottenendo in questo periodo, è uno dei tanti dati che pare abbiamo scoperto la pianeta stellare, e questo è merito in buona parte di Alessandro e di tutti gli altri gruppi, persone che partecipano ai vari gruppi, diciamo, di osservatori, che con costanza si mettono lì a osservare le stelle e dedicano un sacco del loro tempo libero alle osservazioni. Questo pianeta, sperando che sia veramente un pianeta, sarebbe un po' stranino, avrebbe un periodo di 10 giorni, perché siamo riusciti a determinare finalmente, dopo lunghe notti di osservazione, l'unico periodo buono, perché abbiamo escluso tutti i sottomultipli di questo periodo. E Alessandro, credo che la curva blu sia la sua, verde scura. La curva verde scura l'ha fatta il 25 dicembre, a notte di Natale ha deciso di andare a osservare, ha osservato questo oggetto e l'ha trovato in transito per la seconda volta, e quindi l'abbiamo osservato per tre volte, e tre volte ha mostrato questo comportamento. Quindi adesso stiamo tentando di cercare di fare le velocità radiali per ottenere la conferma della massa e di vedere che tipo di oggetto è. Allora, invece questa è la carrellata
per esempio, di candidati transiti, quello che si ottiene dallo spazio, per esempio. Questo è quello che ottiene Corò. E questo è solo un run osservativo. Corò fa tanti piccoli run di almeno di 60 giorni. In un solo run ne sono saltati fuori, come vedete, una grande novità. Quindi questi verranno poi eliminati perché poi avrà scoperto che sono delle binarie, delle crisi di fondo e altre cose. Però, vedete, quello che si va a ottenere sono delle curve di luce, tutte fatte così, tipo a forma di U, in cui poi quello che è interessante andare a fare è misurare la profondità e la durata, che sono quelli che ci dicono quanto grande è il pianeta e quanto dura il transito. Questa invece è un'altra cosa molto bella, ATP7. ATP7 è uno dei pianeti che era stato scoperto con transito dalla sala di AT da Terra. Loro hanno osservato da Terra questa roba qui. E vedete, piccolo transito di meno dell'1%, i dati sono molto rumorosi. Il satellite Kepler, che è stato lanciato a marzo, osserva nella stessa regione di cielo e guardate la curva di luce, è nella stessa scala. Tutto quello che qui è rumore dell'atmosfera terrestre, qui non c'è più, cioè non si vede. Sembra disegnato. Sì, sembra disegnato. Se si ingrandisce 7 volte, si comincia a intuire che c'è una piccola ondulazione. E poi c'è anche qualcosa di un po' più interessante là. E se si guarda ingrandendolo 100 volte, si vede in luce visibile questa volta, non nell'infrarosso, il pianeta che passa dietro alla stella. Quindi quando il pianeta passa dietro la stella, noi vediamo che nel flusso totale manca il contributo della luce riflessa dal pianeta. Il pianeta è così caldo che emette tanta luce, è riscaldato dalla stella così tanto, che noi vediamo che proprio manca. Ma poi c'è anche un'altra cosa. Vedete qui questa ondulazione? Sfortunatamente non ho la presentazione di prima perché c'era un'animazione molto bella. Questo è il fatto che il pianeta sta ruotando, quindi ci mostra le fasi. Quindi noi stiamo vedendo proprio un fatto che ruota. Uno strumento come questo, messo nello spazio, ci dice un sacco di cose, quindi possiamo sapere molto di più anche sulla fisica dei pianeti, perché se avesse degli impatti completamente differenti da quello di luce, non potremmo vedere questo fondo. Il futuro però non è solo fare queste cose che sembrano già difficili, è anche andare molto più là. Per esempio, fare gli spettri dei pianeti extrasolari. Quando un pianeta transita, quando entra dentro la stella, lui ha un'atmosfera. E quindi quando lui mi nasconde un pezzo della stella, io vedo nello spettro della stella le righe di assorbimento dovute all'atmosfera del pianeta. È una frazione millesimale del flusso della stella, ma io posso capire qualcosa sull'atmosfera del pianeta. E questo è già stato fatto. È stato scoperto il sodio, è stato scoperto il metano, è stato scoperto la CO2, varie cose sugli spettri di pianeti solari. Quello che succede è questo: noi abbiamo il flusso costante, il transito mi serve in profondità circa l'1% del flusso della stella, e questo perché dipende dal rapporto del raggio del pianeta su quello della stella. Ma quando noi vediamo l'atmosfera, eccolo qua, questa cosa gialla, e la variazione che noi dobbiamo attenderci è lo 0,01%, quindi 10 alla meno 4, perché il rapporto dell'area dell'anello dell'atmosfera diviso il raggio della stella. Quindi la variazione che noi andiamo a vedere è lo 0,01%, quindi dobbiamo andare a vedere con strumenti che ci permettano di misurare questa cosa qua. Tipicamente si fa dallo spazio, perché da Terra non si arriva da nessuna parte ad arrivare a una precisione di una parte su 10.000 per osservazioni stellari. Quello che è stato visto era appunto anche sempre sulla stessa stella che aveva fatto transito, non stato prima transito di Alessandro, HT1373, hanno fatto le osservazioni in varie bande a 3, 5 e 8 micro, se non sbaglio, eccoli qua. E quello che hanno misurato anche è che, per esempio, hanno misurato la profondità del transito. E cosa hanno trovato? Hanno trovato che il transito, a differenti lunghezze d'onda, è più o meno profondo. E questo cosa ci dice?
dice che l'atmosfera del pianeta è più o meno opaca alle differenti lunghezze d'onda. Quindi se noi andiamo a vedere a 3 micron, vediamo fino a un certo punto, se vediamo a 8 micron, 5 micron vediamo un'altra cosa e a 8 un'altra. Quindi andiamo a sondare proprio l'atmosfera e quindi capire che cosa c'è dentro, se è solido, se non è solido, se ha un'atmosfera estesa oppure compatta. E quindi ci permette di capire molto sulla fisica di questi oggetti. E quando quello era su luce integrata, quando invece fanno gli spettri, quello che fanno costruiscono degli spettri sintetici di quello che uno si dovrebbe attendere, che sono queste righe, queste curve così molto numerose, e in cui vengono piazzati sopra i punti misurati. Se i punti misurati, che sono questi per esempio, questi sono degli articoli di Tinetti, Giovanna Tinetti, si capisce se il modello che era stato costruito torna oppure no. E in questo caso qui ha dimostrato chiaramente la presenza di acqua in questo pianeta. Quest'altro invece mostrava, se non sbaglio, comunque non c'era neanche scritto questa data, sempre, questo era quello del metano, questo era della CO2, quindi questo era lo spettro della CO2, quello sintetico, quello verde, e quelli misurati sono quelli appunto fatti da satellite, da HST, e questo invece è quello sempre del metano. Quindi hanno costruito vari tipi di spettro, hanno visto quello che si adattava meglio e hanno detto, beh, allora, visto che ritorna con questa cosa qui, noi diciamo che su quel pianeta abbiamo visto il metano oppure quest'altro tipo di cosa. E proprio recentemente, una cosa di neanche 15 giorni fa, hanno puntato ancora su HR8799, quello che abbiamo fatto prima con tre pianeti, hanno preso uno solo di questi pianeti, sono riusciti a fare una sola osservazione perché è talmente debole, ci hanno messo uno spettrografo sopra, nell'infrarosso, e sono riusciti a fare lo spettro. La pubblicazione è molto particolare, ma quello che in pratica è molto particolare, nel senso che va molto sul dettaglio tecnico di come sono stati recuperati i dati da questa che è lo spettro, perché questa è la stella, cioè l'immagine vera e propria. Questa è disegnata come la fenditura, come è stata messa la fenditura in cielo, e questa è una rappresentazione, diciamo, pittorica dello spettro, ma il vero spettro soltanto colorato. E lo spettro del pianeta è compreso tra queste due striscette, tra qui e qui. Quello che loro hanno misurato, per esempio, è che nelle lunghezze d'onda in cui sono andati a osservare, gli spettri teorici dei pianeti extrasolari non hanno niente a che vedere con quello che loro hanno misurato. Quindi c'è un meccanismo completamente differente nella regione in cui loro hanno osservato, in cui adesso i teorici si devono mettere a lavoro perché altrimenti non torna più niente. Per esempio, NGST era stato calibrato, diciamo, alcuni strumenti di NGST erano stati pensati per lavorare in questa regione spettrale, perché i modelli, si pensava che i modelli di atmosfera dei pianeti extrasolari fossero fatti di un certo tipo. Beh, adesso potrebbero esserci seri problemi se lo strumento concepito per fare questa roba qui andrà a essere montato, sarà proprio come quello che è pensato, perché non riuscirà a fare queste cose qui. Quindi c'è un nuovo tipo di strumento e devono sbrigarsi, perché ormai la data di lancio di NGST è 2015-2016, non c'è molto tempo per codificare tutta la tecnologia. Adesso guardiamo un attimo, siamo quasi alla fine, ma con le ultime due, il futuro. Il futuro, come avevamo mostrato prima, il diagramma di metodi di ricerca è talmente vasto che è difficile fare una visione chiara di quello che succederà, quali saranno gli strumenti, di che cosa arriverà. Io posso raccontarvi quello che so, nel senso, posso dirvi ci sono tot missioni pianificate, ci sono tot che arriveranno, tot faranno queste, però molte delle cose non sono ancora state finanziate, quindi non si arriverà. Quello che vi posso dire invece è concretamente quello che andremo a fare, quello che riusciremo a fare per il passo successivo. Una volta che arriveremo ad aver visto dei pianeti più piccoli, quello che ci interesserà, ed è quello che è la cosa importante, è cercare altre forme di vita. Cioè, vorremmo arrivare a fare questo, ma prima di arrivare a quello ci vuole, perché ci sono dei problemi. Ve li elenco brevemente. Questa è una presentazione che ha fatto Jean Snyder a un colloquio che c'è stato nel 2009, a settembre 2009. Allora, lui suppone che noi siamo partiti da una scoperta di un pianeta extrasolare di quelli che chiamiamo biomarcatori, cioè di qualcosa che ci permetta di dire lì c'è la vita. E la intendiamo come quello
che conosciamo noi come vita. Quindi ossigeno, ozono e metano, che sono i tracciatori classici delle forme di vita, e che esista quello che è un red age dovuto alla vegetazione, cioè che lo spettro di uno di questi pianeti presenti un termine a una certa lunghezza d'onda che si è dovuto alle bande della clorofilla praticamente. E suppone sempre, e Charles Schneider è un genio quando fa queste cose perché ci arriva 20 anni prima degli altri, suppone che di incrementare all'infinito la risoluzione spettrale dello spettro, anche se non è possibile. Dice, immaginiamo che sia possibile farlo. Immaginiamo anche di poter fare una immagine di 1000 pixel, quindi una roba di tipo 30 pixel per 30 pixel di questo pianeta. Quindi abbastanza grande, non ancora tanto grande, ma 30 pixel per 30 pixel. Quindi poter fare una specie di cartografia, vedere delle foreste, se esistono, dei mari, eventualmente dei campi coltivati. Questa è un'idea, non è quello che dovremmo trovare. E dice, ipotizziamo di fare questo. Cosa ci serve? Cosa abbiamo bisogno di strumenti per fare questo? Ho fatto due conti, ma proprio veramente conti banali. Ma se noi vogliamo avere comunque informazioni in più, che non è solo lì c'è CO2, lì c'è metano e così via, se noi vogliamo sapere se ci sono, che ne so, animali evoluti, forme tecnologicamente evolute, noi avremo bisogno di fare un'immagine di almeno 3 pixel, 3, quindi proprio un numero minimo, su una di queste forme di vita o albero. Lui ha detto, facciamo che queste forme di vita siano 10 metri, esagerazione, ma pur sempre ragionevole. Su quale stella? Su un pianeta su Alfa Centauri. Non ce ne sono però, non ne conosciamo. Ma mettiamo che ci sia un telescopio con una dimensione di una unità astronomica, quindi un telescopio di 150 milioni di chilometri di diametro. E questo produrrebbe pochi fotoni per anno, non per secondo, per anno. Ci vorrebbe l'esposizione di qualche anno. Di qualche anno per vedere il super cane di Alfa Centauri che si sposta. Ma di non avere problemi di guida, come siamo più recentemente, ma l'esposizione di anni. E questo è il caso se non vedi da 10 metri. Eh? E questo è il caso, se no, se io pensi di essere da 10 metri. E che stiano prendendo la situazione per qualche anno. Allora, la soluzione cosa potrebbe essere? Ci abbiamo? Sì. E come risolviamo il problema dei grani castellani? Non so se voi ve lo ricordate, c'era un racconto di Asimov in cui parlava di una grande sfera che si muoveva nello spazio, non ricordo proprio il titolo di questo libro, e doveva andare su un pianeta che era vivo, vivente, e andava una radiazione Cherenkov, se non sbaglio, la propulsione Cherenkov, cose del genere. E allora un problema è che me l'era posto quando l'avevo letto dal piccolo, che l'astronave, una volta che era uscita da questa propulsione, era arrivata a velocità quasi prossima a quella della luce ed era stata completamente distrutta la sua schermatura, la sua corazzatura, dai granelli di polvere interstellare, perché a velocità della luce qualsiasi cosa che impatta con l'altro corpo gli molla giù una valanga di energia e quindi distrugge qualsiasi cosa. Quindi già Asimov se l'era immaginato un problema analogo, e infatti è uno dei problemi: se vogliamo viaggiare a velocità subluminali, quasi vicino a quella della luce, come ci andiamo evitando i granelli di polvere? Che sono dappertutto. Cioè, noi ci viaggiamo a una certa velocità e poi ci vengono incontro con quella velocità lì, quindi l'energia che rilasciano è residuale ogni tanto. Quindi se ci andiamo a 500 km per secondo sono 2500 anni di viaggio, un po' lunghino per andarci, quindi non è fattibile. Quindi sarebbe lo stesso differenza di tempo che c'era tra quella che c'è stata tra Epicuro, Epicuro è stato il primo filosofo che ha detto che ci poteva essere una grande moltitudine di mondi nell'universo, e il tempo attuale.
quindi vale la pena fare una cosa del genere? Non si sa, forse bisogna rivedere un attimino dal punto di vista tecnologico, aprire un po' più le menti sul futuro e cercare di trovare delle soluzioni e di connettersi in altri modi che non siano quelli che non sono definiti classici. E con questo vorrei concludere. Con qualche problema tecnologico, diciamo, e si conclude con anche un grosso problema tecnologico. Io adesso naturalmente lo ringrazio e ringrazio voi. Immagino che si potrebbero aprire discussioni lunghissime, un poco la offrirei e quindi ovviamente se ci sono domande vi invito a porre. Poi però ricordo a chi potrà, ai ragazzi, ai nostri allievi, ricordo che Mauro sarà qui domani e anche domenica, quindi certamente saranno incontri un pochino più tecnici, più dettagliati, però chi volesse ovviamente potrà partecipare e sarà ben gradito. Ecco, in futuro credo che le indicazioni che lui ha dato le potremo riprendere in occasione sia di lezioni complementari, libere, non legate a interessi, diciamo, di crediti, di esami, di carriera, le riprenderemo con il contributo di chi lavora qui e di colleghi, amici che come lui collaborano in altre sedi. Quindi anticipo che si tratta di un inizio che vorremmo continuasse a testimoniare il lavoro che si fa in questo campo qui a Siena. Bene, allora adesso domande. Riccardo. Allora, una parte proprio da quest'ultimo slide ed è meno tecnica, però fa proprio riferimento ai seti, cioè negli anni 60 il progetto Osma, anni 70 il progetto Seti, tutti dovevano ascoltare i vini verdi. A quell'epoca fu una follia, però fu speso un sacco di soldi. La domanda è, se Kepler scoprisse un pianeta di dimensioni terrestri, è previsto di mettere in moto un SETI inviato? Perché la problema era un ago in un milione di pagliai, quello che abbiamo svolto. A quel punto sarebbe un ago in un pagliaio un milione di volte più. Allora, alla domanda diretta ti rispondo non lo so perché non ho questo tipo di informazione e se... Ma non c'è? Se, no, penso che... Allora, per essere chiaro, e questo tipo di informazioni sono tenute un po' riservate, ovvero siccome sarebbe un certo tipo di osservazioni, se vuoi chiamarle complementari di seguito fatte da Kepler, normalmente non vengono rese note a chi non fa parte del team. Quando lavoravo all'interno di Corò, a un certo punto c'è stata una richiesta formale da parte della NASA in cui la NASA ha messo a disposizione non mi ricordo quante notti, mi pare fossero 60 notti all'anno di uso del CEC, dei due CEC, no? CEC 1 e CEC 2, al Manochea, per fare osservazioni di misurazioni di velocità radiali dei target di Corò. Questo perché la NASA aveva bisogno di, se vuoi, know-how che si era fatto, l'esperienza che ci si era fatta all'interno di Corò, ma sui problemi, tra virgolette, di assetto del satellite, come erano state risolte un sacco di cose, di comunicazione, quindi loro avevano bisogno di queste cose. Questa informazione che erano state garantite le 60 notti se il team di Corò dava queste informazioni non è passato alla comunità, perché era un accordo riservato e quindi questo tipo di informazioni normalmente non escono ed è abbastanza logico che si tengano un po' riservate anche per preservarsi il lavoro, insomma. Non lo so però se realmente ne vale la pena, perché in ogni caso i target di Kepler non sono così vicini, perché Kepler ha guarda, allora se cerca delle nane M, se cerca pianeti su nane M, li trova molto vicini a noi.
però ho un esito di tutti i miei apparenti che puoi osservare dalla, nominalmente dalla settima, dalla magnitudine apparente 7 alla 17. Diciamo dalla parente 7 ci sono poche stelle dal suo campo di vista, dalla 11 in poi cominciano ad essere le parenti, però dalla 11 alla 17, dalla 11 alla 17 le stelle di tipo G le vedi da 400 passi più su, quindi vuol dire per queste distanze qua. Lui osserva in questa regione qua, non lo so, è tanto distante la cosa, quindi fai fatica, hai pochi fotoni che ti arrivano, per smettere la roba non ho detto così, vorrebbe la pena se tu forse lo fai su una stella molto vicino a 5 parsec, 3 parsec, però oltre i 10 parsec, diciamo, essere, è tanto lontano, 10 parsec sono 30 anni luce, insomma, più di 30 anni luce. Non lo so, penso che non ne valga tanto la pena, però può essere che loro trovino i fondi e non ne facciano di buono. A proposito di fondi, oggi mentre mangiavamo un panino c'era il giornale radio, Obama ha deciso di tagliare in maniera sostanziosa i finanziamenti della NASA, quindi vabbè, e questo ci apre anche una direzione di studio, che, di studio, di discussione che necessariamente deve essere fatta. Noi abbiamo visto adesso che c'è dei satelliti che danno informazioni preziosissime. Viviamo in un pianeta dove è giusto che ci si chieda se è doveroso, se la quantità di soldi impiegati in queste missioni è adeguata. È bene pensarci. La risposta non credo che sia banale, però probabilmente anche la comunità scientifica è bene che si interroghi su queste cose. Altre domande? Ancora? Non volevo rubare spazi. No, no, no. Prima hai detto c'è il limite con la velocità radiale in 2 metri al secondo. Hai detto questo si fa confondere con le pulsazioni della stella. Ecco, dico, ma come si fa a distinguere quei livelli? Cioè, nel senso, loro l'hanno affermato, non sono avuto più coraggio o quel meglio, oppure non posso così ben rispettare. No, questo è sicuro, anche perché di transiti di quello lì ne abbiamo visti 170. Quindi è confermato. Il nuovo spectrum della curva di luce aveva 10 alla 4, non mi ricordo neanche più. Ma senza entrare in dettagli tecnici, quindi esistono dei metodi per discriminare, no, dire questa non è una respiro della stella, non è una pulsazione, un rinforzamento della stella, questo è un traccio. Questa curva di luce è quella che è stata pulita, che è quella finale. Tutte le curve di luce originali non si vedeva neanche questa cosa qua, però si vedeva chiaramente che c'era questo picco, però era, se tu mettevi in fase tutti i dati con grezzi come erano, non lo vedevi questa variazione. Perché? Perché la stella in questo caso è anche molto cattiva con noi, perché la stella prima ha macchie, questa è completamente piena di macchie, circa un terzo della sua superficie è coperta dalle macchie, quindi ha un'intrinseca variazione sua, più dovrebbe avere anche dei flare, pensiamo che abbia dei flare, perché non è che ci sono degli eventi un po' strani della curva di luce che quindi sembrano dei flare, ma non abbiamo la certezza. Quindi quello che viene fatto qui è pulire, come si fa per le curve di luce, si pulisce la curva di velocità radiale da tutte le frequenze spurie e si analizza quello che resta. Solo che adesso stanno sviluppando dei nuovi spirografi, uno di questi è quello che avrà montato, sarà il nuovo spettrografo di nuova generazione per prima VLT e poi ILT, che sarà Espresso. Espresso è la copia di, per certi versi, dello spettrografo che è montato sul 3,6 degli svizzeri Arps, e sarà un super Arps montato su 100 metri. Loro teoricamente dicono che arriveranno a fare una precisione sulla velocità radiale di 0,1 cm al secondo. 0,1 cm al secondo si cominceranno a misurare le terre, perché la Terra è di quell'ordine.
è di ordine di un centimetro al secondo. La Terra ha 365 giorni inferiori. Perché tramite adesso lo spettrografo, anche Arce, che è il migliore spettrografo del mondo, è il migliore perché? Perché è dentro un bel sarcofago di pressurizzato, insomma, tenuto praticamente sotto vuoto, ha tutte le sue cose fatte per bene, però è uno spettrografo classico, nel senso c'è un bel reticolo di frazione, tutte le sue lenti, classico come uno lo potrebbe studiare in un libro. Adesso stanno passando a fare una cosa che io non ho ancora compreso. Ho dato la conferenza a Boston, non so se te lo ricordi, nel 2008, e lì hanno fatto la prima presentazione di un nuovo spettrografo con delle ecografiche a laser. Ci ho capito nulla, però loro hanno dimostrato che è una cosa fattibile, che funziona e che si riesce a fare una risoluzione molto più elevata di quella attuale, quindi gli specchi si vedranno una risoluzione. Sì, no, ma se adesso arrivano a 300.000 di risoluzione, li stimano 300, cos'è, 30 milioni di risoluzione, uno spettrografo. Robe che attualmente non sono concepibili, ma sono concepibili solo con questi tipi di nuove tecnologie. E, però per riallacciare il discorso del finanziamento, che si faceva un attimo fa, una delle cose che però bisogna sempre tenere conto sui finanziamenti, sì, bisogna chiedersi se è giusto o meno fare i finanziamenti in breve, perché certe volte, come si legge negli annali della ricerca improbabile, quelli dei premi Nobel, sono gli scienziati che fanno di quelle ricerche un po' discutibili, quindi magari le persone non si hanno proprio capito bene quello che è far scienza. Però ci sono certi tipi di scienza che sono il drive, il conduttore per tanti altri tipi di scienza. Io ricordo sempre una cosa, le pennette USB, quella che prima Riccardo mi ha prestato per mettere velocemente la presentazione su quest'altro portatile, derivano da una cosa, le pennette USB non esistevano prima del 1993, se non sbaglio, una cosa del genere. Perché sono uno spin-off, quello che si dice un ritorno della costruzione della Cassini. La missione Cassini che è andata su Saturno non potevano stoccare così tanti dati sui tipi di dispositivi che erano possibili all'epoca. Cosa hanno fatto? Hanno deciso di costruire qualcosa che potesse stoccare questi dati e sono le memorie stato sogno. E sono state inventate per la missione Cassini. Questo è il ritorno tecnologico che abbiamo avuto nella missione spaziale. Stupida per andare a salvare Saturno, però ci ha dato le chiavi USB su cui noi ci scambiamo i dati. Tutte le tecnologie anche per le macchinette fotografiche, qui abbiamo le nostre schedine XD, la SanDisk e quello che è, derivano da quello. E un'altra cosa, per HST, quando è stato sviluppato HST, si pensava all'inizio, nei primi progetti, di costruire HST e di rifornirlo una volta tipo ogni 3-4 mesi con una serie di lastre fotografiche, cioè di pellicole fotografiche, in cui si faceva un lancio di uno shuttle, l'astronauta andava sul satellite, infilava dentro il pacchetto e poi dopo un mese si andava o a riprenderlo oppure l'albero lo spediva giù. Solo che si sono fatti i conti in tasca e hanno detto che è possibile, perché dopo, anche solo per i tempi che ci vuole per mettere in assetto il satellite tutto quanto, perdiamo troppo tempo. E hanno cominciato a cercare se nel mercato esistevano degli dispositivi che potevano essere utilizzati per fare delle immagini. All'epoca c'erano i Vidicon, i Reticon, che facevano la scansione di una pellicola e potevano fare le griglie di immagini come erano già fatti sui Voyager, solo che non li hanno ritenuti interessanti. Hanno trovato sul mercato qualcuno che produceva una cosa che si chiamava CCD, che però non aveva le applicazioni perché era utilizzata come una memoria per scambiare dati tra un processore e l'altro. Capito che se toglievano la copertura che avevano questi CCD si potevano utilizzare per fare un sacco di altre cose. Detto fatto, adesso abbiamo la HST che è dotato di sensori che ci permettono di fare immagini di vario tipo. O se vogliamo anche un'altra che magari non è bella da citare per tanti versi, però sicuramente tutti avete presente quando c'è stata la guerra nel Golfo, anche la prima, la seconda, che ogni tanto facevano vedere le immagini di un missile che andava a schiantarsi sul target. Credo che vi siete mai chiesti come avevano fatto quelle immagini? Qualcuno lo sa come avevano fatto quelle immagini? Si immaginava un satellite, un aereo.
una dal missile stesso e un'altra dal satellite, dall'aereo stesso. Ma avete mai notato quanto nitide sono quelle immagini? Un missile e un aereo viaggiano a una velocità relativa molto grande uno con l'altro. Quindi se io ho installato sull'aereo qualcosa che mi deve tracciare il target, perché mi illumina anche il target da colpire, e io viaggio a Mach 1 per esempio, ho una velocità grandissima, come faccio a vedere immagini non sgranate e sempre state sullo stesso punto? I militari americani sono circa 10 anni che hanno sviluppato una tecnologia che si chiama microantenne tridimensionali. Sono degli array, sono dei piccoli, diciamo, specie di CCD tridimensionali che praticamente recuperano tutte le informazioni del campo elettromagnetico, quindi della luce che arriva, e vedono in tre dimensioni, cioè non vedono solo come le nostre macchinette fotografiche in due dimensioni, in alto e a destra, in alto e basso, a destra e a sinistra, vedono anche in profondità, quindi sono in grado da soli di fare l'autofocus. Quindi ci deve la... Esatto, quindi loro quelle immagini lì vengono fatte direttamente da queste immagini, sono in grado di calibrarsi da solo, loro hanno solo una lente davanti, ma che gli fa da collettore di fotoni, e poi dopo direttamente l'analisi dei dati è fatta sulla base di dove va a arrivare il fronte d'onda. Quindi questo ti permette di avere un'immagine stabile, fissa, e di poter puntare un target anche se sono a 1000 km al secondo di velocità rispetto a quello lì. E questo tipo di ricadute di ricerca e di cose sono molto utili anche per varie applicazioni. Adesso questa è un'applicazione militare, ma se ne possono studiare centinaia. Io ti invitavo a riflettere, perché la nostra esperienza scientifica, specie in Italia, vede ancora una separazione troppo netta tra la società civile e la società degli scienziati. Adesso purtroppo ci aspettano nel futuro anni di finanziamenti scarsissimi, sono sempre stati pochi, adesso saranno ancora meno. Per poter non naufragare del tutto bisogna convincere la gente che è giusto appunto investire. La gente però non la convince se non gli darai anche un po' di potere su quello che è l'investimento. Ma adesso questa è la discussione. Sì, oppure per cercare di ricerche, l'abbiamo come esempio dei produttori. Quindi quando parlare delle CCP, l'abbiamo tutti notato, Apple si sentiva la CCP per avere un sistema di mai, ma ora ce l'abbiamo tutti nel cellulare, nella macchina. Ma l'ottica adattiva sviluppata per primi nei militari, poi è passata all'astronomia, ma adesso il principale uso dell'ottica adattiva non è mica per l'astronomia, è per l'oftalmologia, per gli studi delle problematiche degli occhi che hanno bisogno di correggere velocissimamente. Ho scoperto questo perché ho conosciuto delle persone del Rotary di Asiago, una volta che sono venuti a fare una visita finché ero ad osservare, e uno di questi era il primario di oftalmologia, non so se di Padova o di Vicenza, e spiegava che loro avevano il loro laboratorio e tutto un sistema di ottica adattiva per fare oftalmologia. Ascolta, però questo è interessantissimo, appunto lo prendo come impegno per un incontro futuro. Ci sono altre domande? Puoi rimettere per chiudere quell'immagine che ora ho dovuto accompagnare il professor Bocci, quando hai fatto vedere che c'era un satellite fuori dell'atmosfera che rendeva delle informazioni molto più nette di un transito. Ecco, questo è Kepler, quello partito l'anno scorso. Io vorrei invitare soprattutto i nostri più per quelli della mia età, è una consolazione, è una soddisfazione vedere come quel grafico a destra permetta di capire che addirittura c'è questo piccolo corpo che gira intorno al primario. Per quelli più giovani, diciamo, per i nostri studenti che sono già all'università, qualsiasi laurea facciate, è un invito a ricordarvi queste immagini. Se ce la lasci stampata, la vorrei lasciare in fotocopia giù in portineria, perché gli studenti che passano di qua se la portino via. Per chi si è già avviato a studi di tipo scientifico è una sorta di viatico, è una sorta di augurio, di buon esito dei loro studi. È niente altro che la versione moderna delle prime pagine del Sidereo Nuncius. È esattamente la ripetizione di una emozione.
che gli occhi trasmettono vedendo qualcosa che c'è e che bisogna interpretare. Anche per Galileo c'era la situazione di un disco grande centrale che era Giove, di puntini luminosi che nelle prime sere gli sembravano accidentalmente capitare da quelle parti, ma che ritrovandoli non nelle stesse posizioni, ma comunque dopo 3, 4, 5 sere che questo dischetto di Giove se lo vedeva contornato da queste piccole luci, ha cominciato a vedere sul fatto che forse lo accompagnavano. Vi confesso che ancora adesso ve lo lascio come esercizio, e credo che varrebbe la pena di pensarci, dall'aver capito che erano, o perlomeno anche voi stessi, se vedete i suoi disegni che potete confrontare con ciò che i vostri stessi occhi oggi con un buon binocolo vi permettono di vedere, e agli studenti liceali ce n'erano, la raccomanderei come una prova da portare all'esame di maturità, se vi fate questa osservazione e osservate questo disco accompagnato da questi punti, ecco, riuscire a concepire che questo accompagnamento consiste nel fatto che quei cordiccioli gli girano attorno con regolarità, ecco, questa è una sfida culturale molto più delicata, che è la stessa sfida che in quel grafico a destra ritrovate per capire. Lui l'ha detto e almeno io sono rimasto stupito e sono rimasto contento, ma io credo che tutti noi avremo bisogno di rifletterci su con calma per accettare quello che lui ha detto, e cioè che a destra, sul grafico di destra, la curva più profonda significa che lui ci passa davanti, quella più piccola che ci passa di dietro, e che si riesce a capire addirittura le fasi. È vero quello che ha detto, ma non è così lapalissiano, diciamo, come una fotografia. Quel tipo di ragionamento è lo stesso che ha dovuto fare Galileo in quelle notti tra il 9 e il 12 gennaio del 1610. Grazie, arrivederci, alla prossima.